Aggiungiamo anche l'importanza di affrontare il tema che votare al referendum è una scelta individuale in un processo collettivo che vede nel comitato per il no la diversità, ma la diversità che viene dichiarata come accusa da chi sta dalla parte del sì, quando si parla della Costituzione e non di un regolamento di un bocciodromo. Stiamo parlando della legge fondamentale dello Stato, la diversità è un elemento fondante della Costituzione, il pluralismo, la tutela delle minoranze. E allora avere un comitato per il no così pluralista a livello italiano è perché proprio è l'essenza della legge costituzionale che è di tutti e non può essere solo di una parte. E quindi l'invito è di votare in modo consapevole, di votare per una pluralità di linguaggi e soprattutto di votare senza paura, perché questa Costituzione, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti, ha portato l'Italia ad avere anni di prosperità, anni di pace, ad essere uno dei paesi in cui si può vivere meglio al mondo. Possiamo sicuramente migliorare, possiamo sicuramente migliorarla, ma guardando a un futuro migliore, non con la paura del dopo 4 dicembre. Chi vota no non ha paura dopo il 4 dicembre, perché sa che questo paese è un paese pluralista, capace di disegnare un futuro di progresso, di pace, di prosperità,